Ciao Lucio Unicorni, io sono Corinna, io sono Andrea e oggi siamo in un nuovo video. E che video, regà, ma è che video. Mi raccomando, se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e soprattutto lasciate tanti commenti giù del tipo: avete finito la scuola? Avete fatto gli esami? Dovete fare gli esami? Dovete, non lo so, perché? E siete contenti soprattutto? Spero di sì, dai. Io ho qui le mie pagelle. Ogni volta che voi vedete questa carpetta, ci sono all'interno le mie pagelle, mitica carpetta che ha fatto mia madre. E ora sono curioso. Allora, abbiamo già fatto vedere le pagelle delle elementari. Sì. E invece oggi facciamo vedere le medie. Allora, se ve lo siete perso, recuperatelo, io ve lo lascio qui da qualche parte. Ma allora, qua copriamo, perché qua ci sono le cose delle superiori e sono state già annunciate. Io sono curioso di scoprire se hai fatto delle marachelle. No. Ah. Ho buttato qualcosa. Hai rotto qualcosa. Allora, no, ma allora, alle medie è stato per me un periodo veramente molto molto bello, molto molto fresco, diciamo. Stavo bene alle medie, tranne per il bullismo, ma questo è tutto un altro discorso. Vabbè, magari ne riparliamo. Molto fresco come adesso con l'aria condizionata. Ragazzi, se no non si può stare. E allora, li ho messi in ordine. Sì. Li ho messi in ordine, sono stata bravissima. Siete curiosi? Ho fatto i compiti. Di vedere le sue pagelle. Allora, questa qui è la prima pagella della scuola media, quindi della prima media. Sì. Allora, inizia. Ma scusami, perché devi leggere le mie pagelle? Scusami, sono qua, le leggo. Boh, non ho capito perché Andrea abbia voluto fare questo video con me. Se non le leggo, le ascolto. Ah, rifatti gli occhi, figlio mio. Allora, iniziamo subito. Italiano, leggi, com'è? Allora, italiano. Primo quadrimestre è questo qua di qua. E secondo quadrimestre finale. Sei partita con buono e hai finito con distinto. Ragazzi, italiano, buono e distinto. Storia, educazione civica. Quindi era diritto. Ma voi ancora la fate l'educazione civica? Lo studiate il diritto? Alle medie c'era il diritto. Sì, c'era. Sì. Buono, distinto, anche qua. Ottimo. Geografia. Allora, ho un dubbio. Ma che cosa? Non è vero. Geografia, buono. Ho un dubbio. Buono. Allora, io alle medie andavo benissimo in geografia. Cioè, era una materia che mi piaceva. Poi crescendo, ho iniziato a non sapere più i capoluoghi. Dovremmo fare tipo un video sulla geografia, sarebbe divertente. Buono. Dai, buono. Inglese, buono, distinto. Inglese, buono e distinto. Ma ci sta tutto buono e distinto. Ma non ti sembra una cosa vera questa? Ecco qua le note dolenti. Dolenti. Matematica. Matematica, che poi è chiamato scienze matematiche. Beh, le scienze matematiche e la matematica. Però da sufficiente a buono, raga. Ma tutti dei progressi. Scienze chimiche, da sufficiente a buono. Poi educazione tecnica, bellissima educazione tecnica, da buona a distinto. Artistica, distinto e ottimo. Io sempre nelle materie tipo artistiche, arte, così. Ottimo è più di distinto. Ottimo è il livello massimo praticamente. E poi educazione fisica, no scusa, musicale, distinto, ottimo. Educazione fisica, sufficiente. Ora io vorrei capire una cosa: perché l'educazione fisica avevo sufficiente? Cioè non facevo niente? Educazione fisica sufficiente. Alle medie. Cosa facevi? Pallavolo, calcio? No, non facevo niente, ecco forse perché è sufficiente. Mi ero rifiutata di fare tutto. Il salto della cavallina. E poi, va bene, valutazione periodica, questo penso che sia religione. Sì, distinto, va bene. E poi c'è la valutazione del primo e del secondo. Provo ad andare veloce. Nel primo quadrimestre era: l'alunna ha un comportamento corretto nei rapporti interpersonali e sociali e collabora con i compagni. Erano gli altri che non volevano collaborare con me, va bene. Partecipa alla vita scolastica in modo attivo, l'impegno nello studio è quasi costante. Nell'organizzazione del lavoro dimostra una certa autonomia. Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti. Io questa cosa del complessivamente raggiunti non l'ho mai capita. Andiamo in quella finale, quindi quello che poi mi ha fatto andare in seconda media. Vai. Il comportamento è stato corretto, è buono il grado di socializzazione. Buono. Ha partecipato alla vita scolastica in modo attivo, quello sempre. L'impegno nello studio è stato costante.
Quindi la costanza con me c'era ai tempi, poi se ne è andata. L'hai persa. Poi. Nell'organizzazione del lavoro ha dimostrato una certa efficacia, il profitto nel complesso più che buono, sto più che beh, buono. Però vabbè, contentino. Prima media, vabbè. Non male, non male. Passiamo alla seconda media. Ma aspettavo di peggio. No, alle medie andavo no, bene, alle dai. Medie, ora alle non medie. Mi ricordo se c'è qualche sufficienza. Seconda. Già qua, raga. Ai ai ai. Seconda media. Seconda media. Che cosa è successo in seconda media? Perché tutte queste sufficienze? Vabbè, dai, allora, hai recuperato poi, in un certo quel modo. Da italiano ho fatto sufficiente a distinto, quindi ho superato il buono, sono stata brava. Educazione civica, buono, ottimo. Beh, buono. Sufficiente, ottimo in geografia. Oh, da sufficiente ottimo in geografia, ragazzi. Ho fatto un balzo. Scusa, ma cosa, assurdo. Cosa, cioè, è successo io in geografia? Ho fatto il primo quadrimestre. Ma no, penso in generale, perché se vedi poi è tipo tutto da sufficiente a buono, da buono a buono. Diciamo che forse poi mi sono sbloccata nel secondo quadrimestre. Io ero sempre così. Nel primo ero sempre un pochettino dormiente, ma penso un po' tutti noi, dai. Poi lingua straniera, buono buono. Qui mi sono mantenuta sul classico. Scienze matematiche, sufficiente buono. Chimica, buono buono. Beh, sufficiente buono anche in tecnica. Artistica, sufficiente ottimo. Qua ho fatto un balzo. Educazione musicale, sufficiente buono. Educazione fisica, sufficiente buono. Allora, hai fatto tutto da sufficiente a buono, da sufficiente a ottimo. Cioè sei partita col sufficiente, col 6. Strano, non lo so, un po' strana questa pagina. E poi hai finito con 8. Sì, buono buono in religione. Qua già mi sto un pochettino seccando. Quindi questo dovrebbe essere bello, il resoconto finale. Allora, sì, forse quella la finale. Vediamo il primo cosa diciamo. Ma non si capisce niente. L'alunna ha evidenziato un comportamento corretto, la partecipazione in classe attiva, ma l'impegno nello studio a casa è superficiale. Eccola Corinne. E non sempre proficuo. Ah, questo è il primo perché avevi sufficiente, sì, ancora, ecco. Pur essendo in possesso di adeguate abilità, mi urtava farlo. Di base. Di base, la tigre più forte del leone. E di un metodo di studio autonomo ha conseguito una preparazione sul... Ma come scrivono? Conoscenze disciplinari piuttosto settoriale. Ecco, perché io praticamente studiavo quello che volevo studiare. E questo un po' come me, comunque. Il livello globale di maturazione è pienamente sufficiente, ma al di sotto delle reali potenzialità. E a mia mamma dicevo sempre... Com'era? Si applica ma non si applica. No. Si applica ma non si applica. Una cosa del genere, cioè, ce l'ha le cose ma non le può fare. Ha tipo le capacità ma non si applica. Oh, bravissimo. E adesso però, quando ho fatto tipo il boom, io ti sei riscattata qua e hai sfruttato le tue potenzialità. L'alunna ha evidenziato un comportamento responsabile. Raga, sono responsabile. La partecipazione è attiva e costruttiva. Ha migliorato l'impegno nello studio a casa, che è costante e proficuo. Che cambio! Il metodo di lavoro è efficace. La comprensione e l'elaborazione dei contenuti è completa e organica. La comunicazione è appropriata. Ha acquisito valide competenze culturali. Il livello globale di maturazione è più che buono. Devo dire che la seconda media è proficua. L'ultima. Ma mi stai sorprendendo. Terza media, questa non me la ricordo completamente. 3, 2, 1. L'anno decisivo per la... Ragazzi. Per il passaggio alle superiori. Ragazzi. Allora, tu hai fatto il primo anno... Buono. Il poi secondo sei partita male, mai recuperato. E il terzo? Il terzo, wow. Ti devo dire. Oh, italiano, distinto, distinto. Storia, educazione civica, distinto, distinto. Geografia, distinto, ottimo. Lingua straniera, distinto, distinto. Scienze matematiche, buono, buono. E poi scienze chimiche, fisiche, naturali, buono, buono. Beh, devo dire. Wow. In religione, ragazzi, da buono a ottimo. Cioè, dai. Vai tu. Sufficiente in tecnica. Qua ho peggiorato in tecnica. Vabbè, perché andando avanti in terza media era molto più difficile. Educazione artistica, buono distinto. Educazione musicale, sufficiente buono. Educazione fisica, buono distinto. Cosa vedo? Educazione fisica che migliora. Ma sì, perché poi sapete cosa c'era in terza media? C'erano tipo dei punti da prendere per migliorare il voto poi finale, comunque complessivo. E quindi dai, mamma mia. Ma chi l'ha scritto? Il mio dottore. Allora
Primo quadrimestre della terza media, l'alunna ha evidenziato un comportamento corretto e responsabile. Questo c'è sempre. La partecipazione attiva e costruttiva, l'impegno nello studio a casa è costante e produttivo, il metodo di lavoro è autonomo ed efficace, la comprensione è completa, la comunicazione è appropriata, ha acquisito valide competenze culturali, anche se più scure, più scure in alcuni ambiti. Ah, più scure in alcuni ambiti. Il livello globale di maturazione è più che buono. Consiglio. Raga, che c'è scritto? Non capisco. Consigliori Eutetio Licei. Bah, vabbè. Eutetio. Cos'è? Uteto. In latino. Boh, vabbè. Poi l'ultimo. L'alunna ha evidenziato un comportamento corretto, la partecipazione è stata attiva e costruttiva, l'impegno nello studio a casa è assiduo e proficuo, anche se in modo settoriale. Il metodo di lavoro è autonomo, sì, è organizzativo, la comunicazione è efficace, la comunicazione è appropriata, la comprensione è la stessa cosa, ha acquisito valide competenze culturali, livello globale di maturazione è quasi distinto. Beh, sì, si confonde. Ma ragazzi, con ma i banchi, no? Sì, competitivo. Vabbè, comunque. Si consiglia il cognitivo. Niente, l'ultima parte no, è leggibile. Allora, però, comunque, io sono uscita dalle medie con il voto distinto. Ero convinta di essere uscita con ottimo, sono uscita con distinto. Devo dire che comunque queste pagelle scolastiche delle medie, alla fine tanto male non sono andata. Però nel secondo anno, che non ho capito che cosa mi sia successo, forse sono troppo stanca. Io ancora non ho capito se distinto è più di ottimo. No, ottimo è l'ultimo. Ottimo. Allora c'è sufficiente, non sufficiente. Non me lo ricordo più. Poi c'è sufficiente, buono, distinto e ottimo. Ah, distinto era tipo... Distinto è tipo un 9, ottimo è il 10. Ah, giusto, giusto. Buono okay. Tipo 8. Buono è tipo 7-8. Sufficiente 6. Sufficiente. Però vabbè, non hai avuto mai un'insufficienza. Sì, ora andiamo per il superiore. Allora, il superiore viene lunghissimo. No, lo dobbiamo dividere in due parti. 5 anni. Vi dico già solo che sono stata bocciata al superiore, non una volta sola. Quindi ce ne sarà delle belle. Nei prossimi giorni vedrete anche quella del superiore. Se volete, lasciate like e scrivetelo giù nei commenti. Esatto. Detto questo, fateci sapere voi che cosa avete fatto. Cioè, avete scelto già il liceo oppure dovete finire ancora le elementari, le medie. Scrivetelo giù nei commenti. Non vi mandiamo un grito. Non vogliamo vedere. Non ci vediamo. Ciao. E scrivete che voto avete preso. Eh sì, sono molto curiosa. Ciao. Ciao.